Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana numero 3495 e per l'allegato, il calendario, che vengono assieme per un costo di 6,50€. Giriamoci e andiamo in postazione. Eccoci, lasciamo il calendario per dopo che fa un casino della Madonna e andiamo a spostarci verso l'indice di questa settimana che include Fredonia's World Cup 2022 1-5, che è la storia migliore della settimana, quindi questa sarà l'ultima in ordine del video. La ciurma del sole nero, cuore nero, che torna la ciurma del sole nero dopo un bel po', devo dire. Gli allegri vestiti di Paperino, turno di notte. Gambe di legno, il fattore sgrinfia. Paperino, però, la lista dei guai. Quindi partiamo con la ciurma del sole nero, che era partita molto bene. Il problema è che si è un po' andata a perdere verso la fine, e ne andremo a parlare. Storia anche interamente realizzata da Marco Gervasio, che riprende da dove ci eravamo lasciati. La ciurma del sole nero è ancora la ricerca infondata di una meta verso casa, di un ritorno verso casa, perché non, a detta degli alieni, e da quello che ha capito Topolino, e quello per cui è certo Topolino, è che per il sole nero non c'è più speranza di tornare sulla Terra. Tuttavia si può continuare a vagare per magari trovare un nuovo luogo da colonizzare, dove trovare l'ospitalità, ma sulla Terra non c'è più spazio non c'è più tempo per tornare sulla Terra. Il capitano Tomorrow, Topolino, all'interno della cabina si ritroverà davanti, questa volta, a un nuovo problema, ossia un gigantesco meteorite che sta per andare addosso alla piccola stazione del Sole Nero. Gli scudi non reggeranno e l'unica idea che viene al capitano Tomorrow è quella di far avvenire una piccola esplosione all'interno della nave per deviare la traiettoria fuori da quella del meteorite. A quel punto però c'è un capovolgimento di fronte, perché mentre Gregory parla col capitano Tomorrow c'è un mini ammutinamento in pratica. Il tenente Cracker, anzi Cracker si chiama, non mi ricordo il grado, svela a tutti che quello che aveva fatto Topolino, e Topolino confessa la tragica fine del tenente Musone, pilota della navicella, durante la missione Lunab, che, come abbiamo già visto negli scorsi episodi, come ci viene mostrato per intero qui con questi bellissimi toni. Ho apprezzato particolarmente i disegni, con questo puntinato sullo sfondo, in generale come stile di disegno della scenografia, anche qua si vede nelle poltrone, qui nell'apparecchiatura, non male. Il tenente Musone viene investito da una pioggia di meteore e di lui non si hanno più avuto notizie. Con questo leitmotiv di fiducia e mancata fiducia, la ciurma si appresterà a fare tutto il necessario per sopravvivere, e in questa bellissima tavola multicolor, molto anni 80-90 in realtà, ci lasciamo con la parte normale e si parte con la parte spoiler, quindi andrò molto rapido. A parte questa tavola che è stupenda, appunto, con la tinta viola predominante, con sprazzi di rosso, tra cui la tuta, il walkie-talkie, molto bella. Lascia poi spazio alla discesa di Topolino fino al sole nero, con uno stile grafico che veramente non si vede mai, e sono un grande fan di questo tipo di stile. Non so da che stile si sia ispirato esattamente Gervasio, perché mi sa di già visto, però è tutto molto curato e ha fatto un gran bel lavoro, soprattutto con i disegni, appunto. La parte su cui però vorrei soffermarmi è che a pochi istanti dall'impatto, tra l'altro c'è una bellissima tavola senza margine anche qui, dove viene raffigurata l'esplosione che li devia dalla traiettoria, e però c'è una parte che mi ha fatto un po' storcere il naso. Si va in conclusione, tutto riparte esattamente come prima, però veniamo traslati sulla Terra e ci viene mostrato il capitano, il tenente Musone, che ha ripreso conoscenza. Ora, questa tavola ha un duplice effetto distruttivo per la trama di questa storia. Ora, sono tutte speculazioni mie, poi se si dovessero rivelare sbagliate, tanto meglio, ne risulterei piacevolmente sorpreso.
La prima è che un aspetto molto importante della trama, quindi o meglio, un aspetto molto innovativo di questa storia nei confronti dell'universo di Topolino, è che un personaggio ha effettivamente avuto la peggio e non si hanno più sue notizie, quindi una fine drammatica, cupa, che dà delle motivazioni anche molto estreme a un personaggio. E questa tavola riporta il tutto nel candido mondo di Topolino, quello che conosciamo, che non è sbagliato, è semplicemente molto scontato. E per certi versi speravo di non vederla questa tavola, di questa pagina. Invece tant'è. Il tenente Musone che torna appunto illeso, a parte per la memoria, che appunto aveva perso la memoria, ma è illeso, non ha un graffio, non ha una cicatrice, è perfetto, è il tenente Musone ed è stato investito da una pioggia di meteore e probabilmente ha lasciato alla deriva per un bel po' di tempo. Vabbè, complimenti per lui. La seconda cosa è che motivo c'era di mostrare questa tavola sulla terra del tenente Musone, che è appunto di un background relativo a Topolino che sta ad anni luce dalla terra? Non è che forse allora troveranno una via per tornare indietro e Topolino avrà l'occasione di accorgersi di non aver fatto quell'errore, oddio come sono sollevato, perché i segnali radio non ci arrivano. O torneranno abbastanza vicino da riceverli, o torneranno sulla Terra. E di fatto questa tavola è uno spoiler già per sé, perché non c'è motivo concreto se Topolino rimarrà fuori dalla Terra, per come si presume rimanga, quindi per sempre, di vedere questa cosa. Non c'era motivo, davvero. Cioè, se non per noi dire ah, la Topolino si sbagliava, oh, che peccato. Sarebbe l'unico motivo. Allora dico, sì, effettivamente è un peccato che Topolino non possa vederlo, ma doveva andare così. Invece sembra l'ennesimo tentativo di richiudere il tutto verso qualcosa di candido e di dannatamente family friendly anche a sto giro. E io che speravo di vedere, come si era intravisto negli episodi precedenti, una storia finalmente cupa di un tema cupo una volta tanto, un po' come era stato la minaccia dallo spazio con il pianeta Ramingo. Quella era una storia che mi ha tenuto sulle spine per settimane e l'ha fatto benissimo un giorno dopo l'altro, mentre qua viene tutto smorzato come una tavola. Vabbè, non è una critica oggettiva, lo so, è un gusto mio. Speravo di trovare qualcosa di un po' più di un po' più cupo, appunto, di trovare una storia più drammatica dietro, ma è sempre Topolino. E effettivamente, per quanto abbia dei risvolti di trama molto intelligenti e facciano delle trame molto complesse e interessanti, si ricade spesso in queste cose. E ovviamente non mi posso neanche troppo lamentare, perché sono su Topolino. Però beh, la speranza è l'ultima a morire, verrà un'altra storia tipo Pianeta Ramingo. Gli allegri misteri di Paperino, turno di notte, di Faraci e Faccini. Paperino rimarrà a fare il guardiano notturno a un capannone di Paperone, che ospita delle sue invenzioni archiviate. Tra cui c'è questo robottino parlante che si chiama Xero. Fun fact, Xero non solo è stato un mio personaggio in una campagna di gioco di ruolo da tavolo, ma è anche un personaggio, evidentemente un nome famoso a questo punto, perché se no non si spiega, dovrò indagare da dove venga, è un personaggio di Hollow Knight. Non voglio fare spoiler di sorta, perché è un personaggio che si incontra molto avanti nel gioco, però è un personaggio presente nel videogioco Hollow Knight, quindi se non lo sapevate, sapevatelo, e adesso lo sapete appunto. E appunto Paperino è Paperino, quindi causerà i soliti danni irreparabili e ci andranno di mezzo pure i bassotti in qualche modo. Poi, andando avanti, abbiamo la storia di Gamba di Legno e il fattore Sgrinfia. Gamba di Legno viene rilasciato dalla galera, mentre Sgrinfia rimane all'interno. Gamba di Legno allora sfrutta l'occasione di non avere il suo aiutante, non troppo aiutante, in mezzo ai piedi e decide di attuare un piano che ha pensato in carcere. Inizia a cercare gli appunti che aveva fatto mentre era in gattabuia, ma non li trova. Allora parte una lunga epopea in cui dovrà andare a cercarli e spera di trovarli in tempo, almeno. Poi, Paperino Paperoghe e la lista dei guai. Questa è quella che mi è piaciuta di meno di tutte. Giorgio Fontana e Luca Usai, i disegni da un lato sono molto carini, anche il character design di Paperoga è sicuramente qualcosa di intrigante. Ma l'ho trovata inutilmente lunga e prolissa. Dicevo, ci sono delle tavole che si possono tranquillamente tagliare e
è tutta una gigantesca un gigantesco allungamento relativo al fatto che Paperino si è stancato dei guai che ha fatto Paperoga, ha fatto una lista di tutte le sue imprese nell'ultima settimana e la vuole usare per fargli capire che quello che fa a volte causa danni anche agli altri, e Paperoga non lo capisce e vanno avanti così. Ora, alla fine Paperino fa una cosa che sarebbe stata anche divertente che si concludesse così. Poteva esserci la parola fine qui e la storia sarebbe andata benissimo. Dimostra l'attaccamento di Paperoga alle sue stramberie e la storia mi sarebbe andata benissimo. Un po' strana, appunto, però quello che mi ha fatto storcere il naso è letteralmente il doppio delle tavole che ci sono dopo, perché è di fatto c'è un'altra metà di storia che va avanti. Paperino prende atto, appunto, e nonostante la lista non riesce a convincere Paperoga di tutto. Però inizia questo discorso del fatto che ci rosica che tutte le volte lui ci prende sotto con Paperoga, ma non si capisce che sta dicendo questo, se non alla fine. Fa questo discorso lunghissimo a Paperoga in cui mi sono addirittura perso a un certo punto, quindi non lo so. La trovo una storia molto saltabile, sinceramente. Non ha una delineazione così chiara, e la tavola che mi ha fatto sinceramente più storcere il naso è questa. Paperino cerca ancora una volta di mettere al suo servizio Paperoga sulla base dei danni che gli ha fatto durante le sue disavventure, appunto, e come ricatto gli tiene il farfallino, e lui dice: oh no, il farfallino no. Vabbè, non Paperoga. Se il senso era dare un tono di nonsense a questa storia, ci siete riusciti, complimenti, non ho capito una certa. Però per il resto la trama l'ho trovata abbastanza intrecciata e non è per forza un vantaggio. Vabbè, andiamo alla nota lieta di questo numero, di questa settimana. Fredonia's World Cup 2022, il futuro è qui, che parte con, tra l'altro, Marco Lucci e Donald Soffretti, che salutiamo. Parte con un bellissimo preambolo, l'ho apprezzato davvero tantissimo questo. Siamo in Scozia, prima finale di Coppa di Scozia. Mi pare sia, non so se sia le giovanili, dall'altezza e dalla taglia dei paperi direi che siano le giovanili. Era il Kilmarnock contro l'Inverary, che erano sotto appunto la squadra di questo ragazzo, che è sotto 1-0 al 90esimo. Un compagno, anzi, pardon, non è... Sì, no, è un ragazzo, viene lanciato davanti alla porta, il mister lo sprona, appunto, spara all'angolino, Andy, e questo ragazzo però zappa fortissimo, commenti anche sugli spalti, e l'arbitro fischia la fine. Quando viene fischiata la fine, tutti inveiscono contro questo povero ragazzo dandogli dello zappatore, appunto. Tuttavia, questo ragazzo, che tra poco verrà identificato, che decideva di appendere gli scarpini al chiodo, si rialza, di fatto di notte, riprende gli scarpini e il giorno dopo è di nuovo dritto ad allenarsi per rimediare a quello che aveva fatto. Questo ragazzino è Andrew D. Ribbling, il miglior giocatore del mondo di calcio di quell'epoca. Da lì, da quel momento, prende una lunghissima serie di premi e di step superiori successivi nella sua carriera. Diventa il miglior giocatore del torneo della Coppa di Scozia dell'anno successivo, miglior giocatore della Scottish League, della Lega Scozzese, sarebbe la Serie A scozzese, miglior giocatore della Lega Europea, direi che sia un pallone d'oro che viene dato di solito in Francia, e viene acquistato dal Paperopoli andando negli Stati Uniti, per poi vincere il miglior giocatore del Calisota, miglior giocatore del continente americano e miglior giocatore del mondo. Premio... non so che premio sia esattamente questo corrisposto alla realtà, ma tant'è. È il miglior giocatore del mondo per quell'anno e a quel punto si ritira per aprire il complesso sportivo delle 100 porte, come già sappiamo. Ed eccoci arrivati ad oggi con il campionato del mondo di Fredonia alle porte. Breve excursus dell'isola con... il viaggio che fanno i nostri amici del Paperopoli fino alla capitale del Fredonia, che si chiama Firefly City, la città delle lucciole, e
una mappa dell'isola dell'Oceano Pacifico del Fredonia, appunto, che non è grandissima per ospitare un mondiale, però ci sta abbastanza bene. In Fredonia si può trovare un sacco di disparità climatica, umidità tropicale, freddo artico, aridità desertica, detto da un cammello, tocco di classe. Poi c'è uno scambio di battute così, pour parler, complimenti per le camicie da destra a sinistra, da sinistra a destra, poi ci sarà anche un altro complimento subito dopo, e appunto un'introduzione a chi è, visto che prima abbiamo fatto un volo nel background di Ribbling, adesso invece si fa una parentesi sulla storia di Arnold C. Driftwood, che è un ex cavallerizzo, ex comico e attualmente l'allenatore della squadra del Fredonia, la nazionale del Fredonia, che appunto come vice ha un cavallo, scelta peculiare, però ottimo senso della posizione, e fa un sacco di battute e ha uno humor che ci trascineremo dietro per tutto il torneo, immagino. Iniziano le partite e la partita di apertura è appunto quella tra il Calisota e la squadra di Driftwood, la squadra del Fredonia. Gli allenamenti iniziano e arriva il giorno della partita. Plauso, poi dopo andiamo in parte spoiler, ma prima voglio dire questo in parte normale. Grosso plauso a Donald Soffritti perché, o meglio, non so se sia stata l'idea di Donald o di Nucci. Ma ne voglio di più. L'arbitro, qua si vede poco, ma girando pagina si vede meglio, è un pavone. E effettivamente io fino ad adesso non ci avevo mai pensato, ma quelli raffigurati nelle storie di Paperino con i paperi, quindi, non sono mai stati solo dei paperi. Qua abbiamo un gufo o una civetta, scusate l'ignoranza ornitologica, ma non ne so granché. Qua abbiamo, oltre a dei paperi, abbiamo quelli che sembrano delle oche o dei pappagalli. E effettivamente ci sono un sacco di uccelli dal piumaggio e dall'aspetto particolare che possono essere resi antropomorfi. E il pavone, devo ammettere che nonostante non abbia la coda, e questo mi è dispiaciuto un sacco, però magari, che ne so, si vedrà nelle prossime storie, spero, è bellissimo, ci sta benissimo con le piume dietro a vista, questa tinta blu. È veramente bello come design e come aspetto del personaggio, spero di vederne ancora. Ma, tornando alla trama, qua siamo in parte spoiler, perché il candidato parte benissimo, rovega di Quo, che la manda di poco a lato fortissimo, ma il Fredonia riparte e nell'arco di un tempo ne fa 4, e nell'arco di fine partita ne fa 6. Punteggio tennistico 6-0 che decreta la fine della prima partita del Calisota. E partono male, molto male. Bellissima questa scena di Paperoga e di Paperino che ha un messaggio molto significativo. A volte le sconfitte sono più istruttive delle vittorie, a volte, non sempre. E in questo caso una sconfitta del genere è veramente distruttiva e deleteria. Ma Ribbling sa comunque come prendere la situazione. Anche perché, e questa cosa è d'unanime che fa proprio in Azume Eleven, levate, l'allenatore avversario, appunto, Driftwood, spala una gigantesca quantità di immondizia attorno alla prestazione fatta dai birilli del Calisota, così li definisce, e Ribbling ovviamente li dà ascoltare, come purtroppo anche il resto della rosa del Calisota. Si sentono nelle didascalie una marea di parole poco confortanti e tenere nei confronti dei ragazzi, e non benissimo, insomma. Ma Ribbling non ci sta. Ripensa al parallelismo, sta cosa mi ha ricordato tantissimo la scena che c'è nel primo Cars quando Saetta vede King, quello blu della Dinoco, che ruzzola e fa un incidente terribile alla gara finale. Spoiler, ma ragazzi, chi non ha visto Cars si disiscrive da questo canale, grazie. Che appunto ruzzola e
quando la saetta guarda King, vede esattamente la stessa scena identica di Doc nella fotografia nel suo studio. L'avrete vista sicuramente, vi ricorderete tutto. Me l'ha ricordata paro paro, uguale identica. E effettivamente ci sta di brutto come concetto. Non arrendiamoci, nonostante la sconfitta, c'è tanto lavoro da fare. E il Canisota sembra prendere bene. Ottimo inizio, davvero. Non ho trovato dei grossi difetti a questa storia e non vedo l'ora che continui. L'unica cosa è che quest'anno, come è inevitabile, questa storia verrà affiancata a numerose parentesi sul mondiale. E giusto per fare un appunto così, io non guarderò questo mondiale, perché nonostante sia un appassionato abbastanza affezionato del calcio e dei mondiali, da quando sono nato mi pare di non averne perso nessuno, da quando ho coscienza del calcio come sport, e in generale lo trovo uno sport che può dare molto alle persone. Ma questo invece, questa edizione penso sia da disincentivare. Lo sport è una cosa che va tenuta molto distante dalla politica, e penso che in questa edizione si sia fatto di tutto per fare il contrario. Quindi penso che finché gli organizzatori, quindi la FIFA e tutto il resto degli organizzatori del mondiale, continueranno ad avere rapporti con organizzatori come quelli qatarioti, con tutto quello che ne comporta, quindi sappiamo tutti benissimo le vittime che ci sono state durante la costruzione degli stadi e il disastro che è stato fatto dal punto di vista della manodopera, io non ho intenzione, infatti ho saltato anche la rubrica apposta, perché su questo canale, e parlo per me, Miki farà quello che vuole, ma da parte mia non vedete contenuti relativi al mondiale, l'allegato della scorsa settimana, non mi viene il nome, l'album di figurine del mondiale, l'ho preso in allegato, ma l'ho accantonato immediatamente, semplicemente perché era l'unica copia che aveva e lo dovevo prendere al volo, e l'ho accantonato, e ovviamente non lo farò, perché penso che questa edizione del mondiale sia da prendere davvero con le pinze e ricordarci che cos'è davvero il mondiale. Non deve e non può essere un palcoscenico politico per uno stato che fa cose del genere. Però appunto non siamo qua per lagnarci, il video sta durando un sacco e devo anche aprire il calendario. Fridonia's World Cup 2022, episodio 2-5, la difesa di Luzin. Zio Perone e l'albero della neve, molto curioso da questa, ci sono i disegni di Massimo Fecchi. Filippo, grande! Pippo e le candele automobilistiche. Clarabella, il pronostico gastronomico ostico. Bello. Time Machine e Misadventures, la prima opera di Leonardo. Ok, col prossimo numero c'è anche il gioco da tavolo di Topolino, a cui darò un'occhiata con piacere. E ne parleremo appunto tra 7 giorni, come c'è anche poi il continuo di Sole Nero, scusate. Come ci sarà poi anche il continuo del World Cup di Fridonia, che andremo a vedere la prossima settimana. Ma adesso andiamo a vedere invece il calendario illustrato da Enrico Faccini, che già dal retro promette benissimo, perché è la scena delle bucce di banana. Mettiamo cose che faccia ridere, ma delle bucce di banana. E un paperino con uno stile particolare a pastelli, carino, però non lo so, non sono un fan. Forse da calendario avrei preferito qualcosa di più definito dei pastelli. Però Faccini comunque è un maestro, è veramente fenomenale. Il resto è il classico calendario schematico come quello che uscì l'anno scorso di Silvia Zicche, paro paro, quindi nulla di nuovo se non appunto le vignette. Però che i calzoni extra large, oh, questa qua era già uscita come storia, mi pare. E vabbè, appunto vi faccio vedere rapidamente i mesi e le vignette mentre giro. Non so se sia la stessa storia per tutto il volume. No, invece la banda abbassata è l'incredibile multiduplicator. Ok, sono delle scene da alcune delle storie di Faccini più note. Questa qua me la ricordo, il Topolino numero 3011. Santo cielo, quanto tempo fa, mi sembra ieri, marzo 2023, con qua c'è Pippo, invece marzo mese della musica, e
la chitarra di Papà Gassotto. Aprile, per il pesce d'aprile ovviamente, c'è anche Pasqua, dove sono risate e scherzi a non finire. La vignetta è Batti il chiodo finché è caldo, di Topolino 2803, di Faccini sempre ovviamente, carina anche questa. Andando avanti, maggio, primavera, festa del lavoro, festa della mamma, e queste erano prese Due passi dal parco 2787. Bellissima questa, fantastica, non me la ricordavo minimamente. Andiamo a giugno, inizia l'estate, con questo mastino, non mi ricordo di che storia era, un altro paperino capottato. Di qua invece il volo di Paperoga è Topolino 3218. Ah, l'aerofermo per riparazione, ok. Andiamo avanti, abbiamo luglio, che però si è nascosto. Denti, ok, c'è una dentiera. E vacanze paper 3016. Agosto, girati. Ecco, è un po' complesso da girare, l'unica cosa è quella lì. Ferragosto, Paperoga al mare, immagino anche la storia sia relativa. Bellissimo. Ok, questo è geniale. Beh, è strano che le storie di Faccini siano geniali, non l'avrei mai detto. Autunno, invece, settembre mese di impegni, lo sappiamo benissimo. No, il Poker Dassi è storica. Questa qua è una delle mie storie preferite in assoluto. Geniale, veramente. Non penso di aver... Ma questa forse è la storia breve di quelle mute di Faccini più bella che io ricordi. Davvero. Me ne ero dimenticato perché è di un po' di tempo fa, ma... Questa qua adesso la incornicio, mi sa. Mi faccio una scanna e me la incornicio. È bellissima questa storia, davvero. Se non l'avete letta, qua in alto, tra l'altro, ottima mossa, segnato il Topolino numero 2941. Ve la straconsiglio di da recuperare. Ma andiamo avanti. Ottobre, invece, Halloween, mese della paura, ma anche delle macchine rosse, a quanto pare. Paperoga e la Gallina Cinesi di 3382, questa era più recente, me la ricordo, che muoveva le galline. Oh cielo, le galline con le spine. Vabbè, questa citazione per pochissimi. Paperoga quadrato, ok. Cos'era questo? 1927. Bellissimo! Pure questa me l'ero dimenticata, che lucidava il cartonato. Bellissimo. Niente, vado in fanboy modo ogni volta con Faccini. Qui invece abbiamo Topolino invece di Paperoga. Però ci sarà una storia di Paperoga lo stesso? Ovviamente. Paperi sotto la neve, di numero 3188. Si potrebbe andare a pescare. E alla fine si chiude con il recappone e buon anno e felice 2024 per la fine dell'anno. Ma appunto, ci abbiamo un anno intero prima del 2024, ci sarà da... E Topolino ogni mercoledì in edicola. Bene, molto carino, molto 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 carino. Quello di Faccini me lo terrò a portata di mano perché mi strapperà una risata ogni volta. Bene ragazzi, è durato un sacco, 28 minuti, vabbè. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, spero di non avervi annoiato troppo con le mie chiacchiere politiche. Vi ricordo ogni giovedì il top della settimana, la domenica durante la settimana, ogni due settimane il Fumetto Update. E come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata, ricordandovi, se siete rimasti fino ad adesso, che oggi, perché state vedendo questo video di giovedì, stasera alle 19, alle 7, c'è la live di montaggio del puzzle. Devo ancora capire, attualmente è mercoledì sera, devo ancora vedere come fare l'impostazione della live, devo capire tutto, ma la facciamo, ok? Durerà un'oretta, perché alle 9 ho altri impegni, quindi... alle 8:30 altri impegni, quindi non durerà tantissimo. Probabilmente ne farò anche un'altra, non penso riusciremo a montare tutto il puzzle. Bene, alla prossima e ci sentiamo questa sera. Ciao ragazzi.